Ciao ragazzi e bentornati a Che film vediamo stasera. Oggi parliamo di una produzione Netflix, non di serie però, ma parliamo del film tratto dal libro di Stephen King, Il gioco di Gerald. Partiamo dall'assunto solito, come potete vedere anche dalla maglietta, non ho una maglietta sul gioco di Gerald, c'ho quella di It, arrivata da pochissimo, ma è sporca. Detto questo, Il gioco di Gerald è un libro molto bello e il film riesce a renderlo perfettamente. Di cosa parla il film? Perché se ne entriamo subito nella valutazione non vogliamo. Il film, e quindi il libro, parla di una coppia che, un po' in crisi data dall'età avanzata, decide di ritirarsi nella loro casa immersa nel nulla per dedicarsi a se stessi una settimana di tranquillità. Settimana che comincia però con un piccolo problema, ossia loro stanno facendo un gioco erotico, lei si fa ammanettare a letto e tutto questo prende una piega inaspettata. Lui muore a seguito di una serie di eventi che in realtà differiscono leggermente nel film, ma ne parleremo, e lei resta ammanettata a letto. Da lì comincia tutto l'elemento centrale del libro stesso, ossia una serie di eventi e di in realtà proiezioni mentali della donna che è bloccata in questa situazione. Deve trovare un modo per sopravvivere, innanzitutto per cercare di restare in vita ed anche un modo per scappare quando magari realizza che potrebbe succedere che nessuno arrivi ad aiutarlo. Tutto questo è complicato da un cane che fa qualcosa di non troppo carino nei confronti del povero Gerald, dalla testa della donna stessa che comincia a proiettare delle situazioni complesse, delle situazioni che resteranno sempre in dubbio tra sta succedendo davvero, sono eventi concreti che sto vedendo, sono proiezioni della mia mente, sono paure, sono sogni, sono incubi, sono ansie, sono i mostri interiori che prendono il sopravvento sulla mia stessa testa. Un'opera che quindi ci proietta all'interno di quelle paure che poi ogni bambino viveva nel suo letto, ma che qui ritornano nella vita di un adulto proprio perché è bloccato a quel letto, proprio perché è in una situazione di assoluta vulnerabilità, un po' quella sensazione che vivevamo noi da piccoli, appunto, nel letto. Indico di là, voi dite che cacchio indichi? C'è il letto, vedete nel riflesso, mi sa, eh? Detto questo, entriamo subito nella valutazione che tra l'altro è alta 21 su 25, quindi un ottimo film che consiglio. Perché è una storia che ci parla di tante cose e ci parla molto in realtà di noi stessi e delle nostre paure, di come funziona la nostra testa, degli incubi e dei mostri che popolano il mondo, ma soprattutto degli incubi e dei mostri che popolano la nostra psiche, il nostro io e quello che c'è dentro queste pareti. Ci parla anche della lotta per la vita, per la libertà che questa donna è costretta a vivere in questa situazione, perché alla fine è un viaggio che in modo simbolico parla ancora una volta di quello di cui parla tutta la poetica di King, ossia della liberazione di questa donna, ma non tanto della liberazione concreta dalle manette, che saranno gli eventi che noi vivremo, ma della liberazione dalle catene interiori, dalle manette che bloccano noi stessi, dalle paure che, magari frutto di traumi del nostro passato, bloccano e mandano un po' a puttane tutta la nostra vita. Quindi un viaggio in quelle catene che condizionano l'immobilità della nostra vita stessa, un viaggio nella liberazione da queste catene, è un messaggio che ci invita chiaramente a lottare contro quei mostri che possono popolare gli angoli bui della nostra stanza, quindi gli angoli bui della nostra vita. Per quanto riguarda la fotografia, la regia ed il montaggio, a cui mi sento di aggiungere in questa sede anche la stessa identica valutazione per la direzione artistica generale, e il voto è 4, quindi ben 2, 4. Perché la fotografia, la regia, il montaggio, la direzione artistica funzionano alla perfezione. Non siamo nei pressi del capolavoro, ma tutto è ben fatto e soprattutto rende perfettamente, malgrado certi aggiustamenti, malgrado alcuni cambiamenti, tutta l'essenza del libro è resa perfettamente. Per quanto riguarda il lavoro degli attori, mi sento di dare un premio, do una valutazione di 4,5, intanto perché la prestazione degli attori principali, che sono due, ossia Carla Cugino e Bruce Greenwood, tutte e due lavorano benissimo. In più, ovviamente, essendo solo due attori principali, o poco più, due attori principali per tutta la durata del film, riuscire a catalizzare la nostra attenzione, riuscire a legarci a degli eventi che sono in realtà poi appunto pochi, quelli che succederanno, ha davvero dell'incredibile, merita davvero un premio, appunto, come ho voluto dare io magari con quel mezzo punto che poteva anche non essere dato. Anche perché sinceramente era uno di quegli elementi che mi spaventava. Io, da grande amante del libro, avevo dei sinceri dubbi su come potessero riuscire a farlo durare più di 12 minuti, 15 minuti, 20 minuti, e
ce l'hanno fatta e l'hanno fatto anche bene, non ci distraiamo, non ci annoiamo, anzi la tensione è palpabile per tutto l'intero viaggio di questa coppia, che a un certo punto diventerà magari più una proiezione mentale che una coppia, ma lasciamo a voi gustarvi questi dettagli. Ed andiamo con emozioni, coinvolgimento e temi trattati, valutazione di 4,5, ancora una volta valutazione alta. Per tante motivazioni che vengono ereditate totalmente dal racconto d'origine. Da una parte abbiamo, per esempio, un'analisi cruda di tutto i problemi delle relazioni di coppia che magari vanno avanti da tanto, di tutti i problemi di quelle fantasie che ognuno di noi, anche le più brutte, magari si porta dentro, e non sempre in una coppia è facile esprimere queste fantasie, perché possono rivelare la parte più animale di noi, perché possono mettere in luce dei mostri che noi abbiamo dentro. Sono anche messi in scena quei problemi appunto dati dall'incomunicabilità di queste cose, di quegli scheletri che abbiamo nell'armadio di cui non vogliamo parlare, ma di cui magari in una relazione sarebbe opportuno parlare senza paura di essere giudicati, ma prendendoli per quelli che sono, per delle semplici fantasie che stanno qui dentro, su cui non abbiamo controllo. Perché appunto la differenza concreta fra una persona di merda e una persona non è tanto cosa c'è qui dentro, seppur da qui si determinano tante cose, ma quanto di questo venga filtrato e messo in chiave, in luce e portato avanti nella propria vita, quanto di questi mostri riusciamo a tenere al guinzaglio della nostra razionalità, e quindi quanto riusciamo ad emergere malgrado le brutture che potremmo avere, anche magari per traumi infantili o per chissà quale bizzarro motivo, magari per il semplice fatto che siamo degli animali alla fine, e quindi quanto essere umano emerge dall'animale che c'è dentro di noi. E poi per l'ottima analisi di noi stessi, che appunto, come dicevo all'inizio del video, incatenati a un letto siamo costretti a fare conti con alcuni elementi che magari stiamo ignorando nella vita. Perché quando si è in una situazione di impotenza la mente va, non possiamo fare niente per fermarla. Quindi bravo King per l'ottimo racconto e bravi tutti per averlo reso benissimo. Per quanto riguarda invece la tecnica narrativa, mi sento di dare un 4, perché intanto è una trama minore, una trama che qualcuno potrebbe dire quasi assente, gran parte degli eventi della trama sono legati a cosa succede in quella stanza e a una manciata di ricordi, in realtà poi uno è quello determinante, quello importante, della nostra povera donna bloccata a quel letto e quindi bloccata in quella stanza. Ma un film che riesce ciò nonostante a catturare la nostra attenzione per la maggioranza della sua tempistica, e arriviamo al punto chiave. Come per lo stesso racconto, in realtà, anche se poi ovviamente in un libro è tutto differente, è tutto molto più approfondito, la parte terminale del film, quello che è il coronamento di tutta la narrazione, è quella che funziona meno, perché si stacca totalmente dagli elementi forti della narrazione stessa e lo fa per farci vedere un risvolto magari positivo, una lettura positiva di questi eventi. Sto cercando di evitare lo spoiler, ma è molto difficile. E quindi per mostrarci questo finale si perde una parte del fascino, ecco, della narrazione, a favore poi di una chiarificazione fin troppo magari evidente di quali sono i messaggi. Poi ho sentito dire attraverso amici che in realtà ci sono persone che non hanno visto questa chiarezza espositiva. Dal mio punto di vista, forse anche perché ho letto il libro, in realtà è abbastanza evidente quale sia il messaggio di fondo di tutto questo racconto. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto magari un'impressione differente e se anche voi magari avete valutato questo finale non un finale di così impatto. Detto questo, prima di salutarci, stupende le tante piccole citazioni da Cujo a Dolores Claiborne che ci sono qui dentro questo racconto, che rafforzano anche poi la concezione stessa di tutte le opere di King, ossia delle opere che alla fine sono unite all'interno di un universo organico in cui tutte queste cose stanno succedendo. Anche alcune fissazioni sue, come l'eclissi, cosa di cui non abbiamo parlato, e scoprirete vedendo il film. E, cosa importante, la messa in scena così ben riuscita di questo libro mi fa sperare in una cosa che attendo da troppo, It, l'uscita nelle sale di It, che arriverà davvero a brevissimo. Detto questo, ragazzi, ci si vede la prossima volta, magari proprio con It, e quindi per ora vi saluto, buona visione e come sempre buona vita.